Italian Travel, siamo sul lago di Garda, a Peschiera, una vivace località solitamente molto frequentata che purtroppo di questi tempi, come sappiamo, è irriconoscibile a causa del coronavirus. Però, nonostante questa brutta situazione, si possono fare cose molto interessanti. Ad esempio, se vi piace stare in mezzo alla natura e farvi una pedalata, dovete sapere che da qui, esattamente da Porta Brescia, parte una bella pista ciclabile che segue il corso del fiume Mincio e arriva a Mantova. Oh, finalmente non c'è nessuno e mi posso abbassare la mascherina. Qualche informazione sulla pista ciclabile. Da Peschiera a Mantova sono circa 43 km. È una pista molto facile, praticamente tutta in piano, non ci sono dislivelli. È quasi tutta asfaltata, ci sono solo dei piccoli tratti di strada sterrata, quindi molto semplice davvero, non servono particolari tipi di biciclette, particolari abilità, se la sto facendo io. Allora, se siete allenati, si può fare benissimo in giornata, andata e ritorno. In 3 ore, 4 ore circa da Peschiera siete a Mantova, vi fermate, pausa, mangiate e tornate indietro, in giornata ce la fate benissimo. Se invece non siete molto allenati, tipo il sottoscritto, potete partire da Peschiera, in 4 ore circa siete a Mantova, anche mezza giornata se volete fermarvi a vedere delle cose molto interessanti che poi vi farò vedere. A Mantova prendere il treno e tornare a Peschiera. O se preferite prendete il treno, andate subito a Mantova e fate la pista ciclabile al contrario. In ogni caso tenete presente che però non c'è una linea diretta Mantova-Peschiera, dovrete passare per Verona, però poco male. Terza possibilità, secondo me anche la più interessante se avete tempo e modo, potete partire da Peschiera del Garda. Vi fermate a Mantova, visitate la città, pernottate a Mantova, la mattina dopo potete ancora visitare un po' la città perché merita davvero, e il giorno dopo potete tornare in altre 3-4 ore, siete di nuovo a Peschiera, quindi una buona idea anche per un weekend. Un altro consiglio, se non volete partire da Porta Brescia, potete lasciare la macchina in un parcheggio gratuito, che è proprio qui di fianco a me, ci sto passando qui adesso, ve lo faccio vedere. Dovete tenere presente via Pietro Nenni a Peschiera del Garda, in località Porto Vecchio. In fondo a via Pietro Nenni c'è una piccola rotondina, si scende a destra, si costeggia il Mincio, 300-400 metri, trovate il parcheggino. La ciclabile Peschiera-Mantova fa parte dell'itinerario europeo Eurovelo 7, lungo 7500 km, che punta ad unire Caponord a Malta. Questo tracciato si sviluppa su alcune famose piste ciclabili europee, anche se non è ancora stato completato interamente. I primi chilometri di pista seguono il lato destro del Mincio, a ridosso della sponda del fiume, e sono i più frequentati da pescatori e sportivi. Dopo 6 km si raggiunge agevolmente la diga di Salionze, che regola il flusso del fiume. Da questo punto la pista ciclabile prosegue lungo la sponda sinistra del Mincio. Pedalo lungo il confine tra Lombardia e Veneto. E dopo una manciata di chilometri in questo paesaggio verdissimo, scorgo il profilo inconfondibile della chiesa di Monzambano. La pista attraversa Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. In questo tratto della ciclabile ci sono diversi luoghi dove fermarsi a bere o a mangiare. Ma è un'altra cosa che attira la mia attenzione e che merita assolutamente una sosta. Le origini del parco Giardino Sigurtà risalgono al 400. Numerose famiglie si avvicendarono quali proprietarie del parco, ma l'aspetto attuale si deve all'industriale farmaceutico Giuseppe Carlo Sigurtà, che nel 1941 iniziò una grandiosa opera di riqualificazione del parco, che passò dai 22 ettari originari agli attuali 60 ettari. Grazie alla passione e alla dedizione della famiglia Sigurtà, nel 2013 il giardino è stato dichiarato parco più bello d'Italia e secondo parco più bello d'Europa nel 2015.
Fortunatamente i 10 km di viale all'interno del parco si possono percorrere anche in bicicletta, altrimenti ci vorrebbe un'intera giornata per ammirarne tutte le bellezze. Dai giardini acquatici all'eremo, passando per i mille angoli fioriti del parco fino alla passeggiata panoramica, il labirinto, il viale delle rose, ma non solo, anche la fattoria, la valle dei daini, il castelletto, la collina degli ulivi, il giardino delle piante officinali. Un percorso ad anello segnalato vi guiderà alla scoperta del giardino, in un bellissimo saliscendi che alla fine metterà alla prova le vostre gambe. Ma di sicuro ne sarà valsa la pena. Siamo nel 1117, il 3 gennaio. Un violento terremoto scuote tutta l'Italia settentrionale e causa parecchi danni, anche qui a Valeggio sul Mincio. Il castello viene quasi interamente distrutto. Nel 1262 i Della Scala, i signori di Verona, ordinano la ricostruzione del castello e la costruzione di una struttura difensiva importantissima e poderosa, fatta di mura, di torri, di fossati, che parte da qui, dal castello di Valeggio, circonda e protegge l'abitato e arriva fino a Villa Franca di Verona per poi prolungarsi fino a Nogarole, 16 km di struttura difensiva, chiamata Serraglio o Serraglio Scaligero. Intorno alla metà del XIV secolo arriva la famigerata peste nera, alla fine del 300 arrivano i Visconti di Milano che conquistano la zona, prendono possesso di tutto questo territorio, di Valeggio, del castello e costruiscono una struttura difensiva ancora più poderosa che dal castello parte e arriva fino al ponte di Borghetto, il famoso ponte visconteo. Nel 500 poi arrivano i veneziani, navigatori per eccellenza, la Repubblica di Venezia, una delle quattro repubbliche marinare, e i veneziani in sostanza preferiscono Peschiera del Garda, quindi fortificano Peschiera del Garda sul lago di Garda, abbandonano questa zona e quindi oggi di quella poderosa struttura difensiva voluta dai Visconti di Milano rimangono ben poche cose da vedere, in sostanza le torri sul ponte visconteo di Borghetto, ma Borghetto è considerato uno dei borghi più belli d'Italia, quindi noi andiamo a visitarlo. Lungo 650 metri e largo circa 25 metri, il Ponte Lungo, come viene comunemente chiamato dagli abitanti, regala una bellissima vista su Borghetto. Sicuramente la frazione più conosciuta di Valeggio sul Mincio. Il centro più antico della frazione mantiene ancora intatto il caratteristico aspetto del borgo medievale, caratterizzato dalle antiche fortificazioni e dalle ruote dei mulini ad acqua, un tempo utilizzate per la molitura dei cereali. Questo piccolo villaggio vive in simbiosi con il fiume Mincio. L'armonico rapporto tra storia e natura, rimasto praticamente inalterato nei secoli, costituisce il fascino di Borghetto. Oggi divenuta una frequentata meta turistica dove si possono trascorrere piacevoli ore immersi nella sua quiete e nei suoi colori. Ma è arrivato il momento di ripartire. Mantova è ancora lontana. Appena fuori Valeggio, la natura torna protagonista. Proseguo lungo le sponde verdi del fiume e tra fattorie e campi coltivati entro in Lombardia.
A Volta Mantovana il Mincio abbraccia un'isoletta dove si trova il chiosco dei mulini. Stamattina c'è poca gente, ma solitamente molto frequentato, anche perché è l'ultimo locale direttamente sulla pista ciclabile. Da qui a Mantova non ci sono altri punti di ristoro. Ma io proseguo. Pedalo in pace con me stesso in questo angolo di mondo dove tutto sembra tranquillo e invece le insidie sono dietro l'angolo. Spericolate famiglie di cigni incuranti del pericolo si scagliano ad una velocità inaudita sulla pista ciclabile. E bisogna lasciarli passare. Con calma, giovani! A Pozzolo si abbandona il fiume Mincio, lo si ritroverà una volta arrivati a Mantova e si segue uno dei suoi canali, il Pozzolo Maglio. Ne approfitto per godermi il momento e mi prendo una pausa per riposare un po' ed essere pronto a ripartire più carico di prima. Ma anche se sono riposato, mi superano tutti. Siamo in piena campagna mantovana, le sponde del canale si fanno più assolate. Nella zona di Soave per un breve tratto si pedala su una strada aperta al traffico, ma dopo nemmeno un chilometro si passa sul lato destro del canale. Da qui in avanti si prosegue sempre sul lato destro del canale. Ma se volete, poco prima di arrivare a Mantova, si può deviare a sinistra e abbandonare la pista ciclabile. Un paio di chilometri e si giunge al Bosco della Fontana. Una manciata di ettari di foresta planiziale di pianura miracolosamente rimasta intatta per secoli, perché fu per anni la riserva di caccia della famiglia Gonzaga, i signori di Mantova. La riserva naturale è un'area severamente protetta, ed è possibile entrarci solamente a piedi. Ci si potrebbe passare un'intera giornata in quello che era il parco dei divertimenti dei Gonzaga, come testimonia il capanno di caccia posto al centro di una radura. In realtà un piccolo castello purtroppo non visitabile se non dietro una specifica richiesta. La piccola isola boschiva mantovana è uno degli ultimi rifugi per numerose specie animali e ovunque ci si giri si può imboccare un sentiero segnalato che porta alla scoperta del bosco. Ma io voglio andare a Mantova e ci voglio arrivare in bici, quindi sarà meglio ripartire. Ritorno sulla pista ciclabile, che immediatamente si allontana dal canale per dirigersi verso la città. Manca poco a Mantova, si cominciano a vedere le prime costruzioni e le strade trafficate in lontananza. Passo di fianco alla società Canottieri Mincio e imbocco il ponte dei Mulini, che separa il lago superiore dal lago di mezzo. In realtà si tratta del fiume Mincio che qui ritrovo e che circonda Mantova allargandosi fino a sembrare un lago e regalando alla città la più grande distesa al mondo di fiori di loto al di fuori del Giappone. Ormai ci sono, la pista ciclabile finisce qui. Passo di fronte ad alcuni dei simboli della città. Piazza Virgiliana, il Palazzo Ducale, il Castello di San Giorgio. Eccomi arrivato a Mantova, finalmente. Bellissima pedalata, bellissima la pista ciclabile. Adesso sono un po' stanco, per cui io mi fermo qui. Mi fermo qui stanotte, domani visito Mantova. Voi però non fermatevi, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale per vedere altri video e come sempre se avete dei dubbi, se avete delle domande, scrivetemi nei commenti. Alla prossima!